Scriverò di te innocente, giovane apache, dalla lunga chioma di grappoli, grappoli d'uva rossigna, tra le fiamme dei tronchi ardenti sfavillanti. Cesare Pascarella ambienta la sua scoperta dell'America in una tipica osteria romana, nella quale, tra un bicchiere e l'altro, un popolano, che chiameremo Righetto, narra ai suoi compagni di merende la storia della scoperta dell'America. Ma che dici? Ma leva mano, leva! Ma prima assai che lui l'avesse trovo, ma sai da quanto tempo lo sapeva che Armonno c'era pure Armonno Novo? E siccome la gente ci rideva, lui sai che fece un giorno? Prese un ovo e lì, in presenza a chi non ci credeva, gli fece dice, adesso ve lo provo. E lì davanti a tutti, zitto zitto, prese quell'ovo e senza complimenti, paffete, glielo fece regge dritto. Henner vede quell'ovo dritto in piede, pure lì più contrari, più scontenti, e San Marco ci cominciarono a credere. Ci cominciarono a credere, sì signora. Ma al solito, a sto porco de paese, si forse trova appoggio per le spese della scoperta, gli toccò Anna fora. E siccome a quel tempo lì da allora regnava un re de Spagna portoghese, agnede in Portogallo, e lì gli chiese de potergli parlare un quarto d'ora. Gli fece una parlata un po' generica e poi gli disse «Io avrebbe l'intenzione, se lei m'aiuta, di scoprire l'America». Fece re, che era un uomo esperto, «si v'aiuto, ma non per fare eccezione, ma sta America c'è, ne siete certo?» Fece lui, «me faccio meraviglia che un uomo come lei può dubitarlo. Allora lei vuol dire che lei mi pia per uno che via qui per imbrogliarlo». Non signora, maestà, lei si consiglia con qualunque sia al caso de spiegallo e lei vedrà che il mondo arissomiglia, come lei me l'insegna, a un Portogallo. E bastavece un filo de capoccia per capire che dovunque parte taglia lei trova tanto sugo e tanta coccia. E il mondo che cos'è? Lo stesso affare. Lei va in dove vo, che non si sbaglia, lei trova tanta terra e tanto mare. Gli è capacita sto ragionamento? Sicuro, fece re. Mi piace assai. E vede, gli dirò che st'argomento ancora non l'avevo inteso mai, però, dice, riguarda il compimento dell'impresa, siccome casomai... Ma abbi pazienza, fermate un momento, ma ste fregnacce tu, come le sai? Le so perché c'ho buona memoria. Già, te ce sei trovato. Che significa? Le so? Perché l'ho letta nella storia romana, è naturale, nella storia più grande e più magnifica che sarebbe il gran libro universale, che l'altri libri, no per dirne male, non contrasto, saranno cose buone, ma all'ultimo sono tutti tale e quale, leggi, leggi e che leggi, un'invenzione, ma invece con la storia universale, non c'hai da facce manco il paragone, che lì ci trovi scritto il naturale dei fatti di tutte le persone. Vedi noi? Mo, noi stiamo a Fabardoria, non ce se pensa e stiamo all'osteria. Ma invece, stiamo tutti nella storia. E per questo mi ha sempre soddisfatto, perché in qualunque storia che uno pia, tu non leggi una storia, leggi un fatto. Basta. Dunque, per far breve il discorso. Vabbè, gli fece re, quel che ho promesso lo mantengo, ma dice ve confesso che io non ci vorrebbe aver rimorso, per cui sta a fare qui ha da fare il suo corso. Perché io si governassi da me stesso, che c'entra, vi direbbe, andate adesso,
Ma allora, fece lui, cocchiò il discorso, ma voi chi siete, re o un particolare? Ah, beh, essere so re, non c'è questione, ma mica posso fare quel che mi pare. Vuol dire che voi portate i registri delle spese, l'esatta relazione che vi farò parlare con i ministri. E i ministri di qualunque stato sono stati sempre tutti di una setta. Il re orre te portano in barchetta e te fanno contento e coglionato. E così lui ci si trovò incastrato, a dove ia per forza da eretta. Gli fecero la solita scoletta, da Erode lo mannavano a Pilato, e invece de venia una decisione, sa, gli fecero senza complimenti, qui bisogna formare una commissione. Lei annerà a spiegare che si tratta e dice, quando loro sono contenti ritorni pure, che la cosa è fatta. Già che ho fatto 30, fece quello, beh, dice, che vuoi fa? Famo 31. Ci agnede e si trovò in mezzo a un riduno di gente che Dio salve de fratello. Lo tenevano lì come zimbello. L'interrogorno tutti, uno per uno, e poi fecero, dice, salvo ognuno, ma questo si è svoltato de cervello. Lui parlava, ma manco lo sentivano. E più lui si ammazzava per scoprirla, e più quell'antri gliela ricoprivano. Ma lì, secondo me, negli segreti di quel complotto lì, ma manca a dirla, c'era sotto la mano degli preti. Che mettetelo in testa, che il pretaccio è stato sempre lui, sempre lo stesso. E il prete è stato sempre quello mascio nemico della patria e del progresso. E in quelli tempi poi, sì, un poveraccio, se fosse Dio ne scampi compromesso, lo schiaffavano sotto catenaccio, e quel che era successo era successo. E se poi gli inventavi un'invenzione, te davano per Cristo la tortura nel tribunale dell'Inquisizione. E una volta lì dentro, salvo ognuno, la potevi tenere più che sicura da fa la fine del Giordano Bruno. Lui, de fatti, si messe in diffidenza e fece, dice, qui per vicinato si sente un po' di puzza da bruciato, ma fresca, dice, qui ce l'ho prudenza. De fatti tornò su dall'eccellenza. Gli fece, beh, cosa hanno combinato? Dice, sa, l'affare è un po' impicciato, ripassi un'altra volta, abbia pazienza. Ma lui pensò, ma qui giocano a palla, ma qui me vanno mettere nel canestro, ma sai che nova c'è, meglio a piantarla. La voleva piantare, ma una mattina, ma indovinici un po', noi via all'estero de vole andare a parlare con la regina. E lì, de fatti, come se trovorno assieme, lui gli fece, sa, mi pare che, dice, è meglio a dire le cose chiare, tanti galli a cantare non si fa mai giorno. Ce vado, ce ripasso, ce ritorno, gli dico, dunque, beh, per quell'affare? Quale? Dice, quel gran viaggio de mare, potrebbe ripassare un altro giorno. Ma che crede, che ce ne ho fatti pochi di sti viaggi? Per cui dico, che famo? Dico, sacra maestà, famoli giochi. Dunque lo dica pure a suo marito, si mece va mannà che combiniamo, se no vado a provare in qualche altro sito. Che qui fra re, ministri, baricelli, sapienti, dice, è inutile a parlarne. Per cui sa, meridiali giocarelli, che fottela. Ma me scusi le domande, fece lei. Lei che vo? Tre navicelli. E ognuno puto caso quanto grande. Fece lui. Sul genere di quelli che portano il marsala a riba grande. Va bene, fece lei, vi sia concesso. Capischi siccome, gli venne bene che glieli fece da quel giorno stesso. E lui, sortito appena da palazzo, prese l'omini, sciolse le catene e agnede in alto mare, come un razzo. Passa un giorno, due, tre, una settimana. Passa un mese che già stava in un mollo. Guarda, riguarda, hai voglia a slungare il collo, l'America era sempre più lontana. E ogni tanto veniva una buriana, lampi, fulmini, giù, a rotta de collo, da qui, qui se va tutti a scapicollo. E dopo? Dopo una giornata sana de tempesta, schiariva un poco,
L'aria scottava che pareva un forno a respirare se respirava il fuoco, e come si rialzavano la testa quelli avanti. Passava un altro giorno, patapunfete, giù un'altra tempesta. E l'hai da sentir di da chi c'è stato, si chiede la tempesta. Son momenti che, caro amico, quando che li senti rimani a bocca aperta senza fiato. Che lì, quando che il mare si è infuriato, tra mezzo alla battaglia degli venti, se lui te può guantare i bastimenti te li spacca così, come un granato. Col mare c'è sa da ruga poco. Già, poi dico, non serve a dubitarlo, ma l'acqua è peggio, assai peggio del fuoco. Perché col fuoco tu, se te ci sforzi con le pompe, ci arrivi tu a smorzarlo, ma l'acqua, dimmi un po', con che la smorzi? Eppure il mare. Il mare, quando è bello, che vedi quell'azzurro di Turchino, che te ce sdrai longo lì vicino, te s'apre il cuore come uno sportello. Che delizia! Senti quel ventarello salato, quel freschetto fino fino dell'onne, che le muove il ponentino, che pare stiene a fa' anni sconnarello. Eppure, sotto a tutto quel celeste, ma dico, dimmi un po', chi lo direbbe che ce covero sotto le tempeste? Così uno, finché non c'è salvezza, che te credi che lui ci penserebbe, se fino a dove arriva la grandezza? Che lì, mica te giova essere sapiente. Non giova avece testa o ritintiva, col mare, se non c'è immaginativa, te l'immagini sempre differente. Che lì, tu hai da riflette con la mente, che quello che tu vedi dalla riva, lontano, insin che l'occhio te ci arriva, pare chissà che cosa. E invece è niente. Che lì poi cammina quanto te pare. Più cammini e più trovi l'infinito, più giri e più ricaschi in alto mare. Seguiti a camminare migliaia d'ora, dove che il cielo te pare finito, invece arrivi lì, comincia allora. E figurate quelli che ci stavano, figurate che straccio d'allegria. Avanti, sempre avanti, tribolavano. E l'America, sì, va a terapia. E poi, con tante bocche che magnavano, magna magna, se sa, per quanto sia, le provviste più stava e più calavano. Per cui, qui, dice, è meglio venire via. E de fatti capischi un po' per volta, cominciavano a dire, ma dove andiamo? Ma sta accidente qui, dove ci porta? E a botta, al fine venne il giorno che fecero, per Cristo, ma che famo? Gli agnedero davanti e gli parlarono.